Un saluto a tutti qui da Gruppi Po. Vi è mai capitato di utilizzare questa e di vedere Questo! molto spesso vi capita che queste chiavette non funzionino perché vi ritrovate ad avere tutto lo spazio preso e non avere neanche un file dentro e quindi vi ritrovate ad avere una chiavetta praticamente non utilizzabile. Allora, cosa possiamo fare per risolvere questo problema? Allora, una cosa che vi può servire per poter riparare queste chiavette è avere un computer. Oh, mamma mia, ho smontato tutto. È avere un computer. Quindi venite con me e vi faccio vedere come si fa a riparare queste cose, queste cose. Ecco, quello che dobbiamo fare è prendere la nostra chiavetta USB e inserirla nel computer. Io al momento questa qui funziona, è solo una prova per farvi vedere tutti i passaggi per poter utilizzare questa chiavetta. Allora, noi mettiamola, la vado ad inserire, ok, e quindi adesso il PC riconoscerà almeno, sempre. Riconosce o non riconosce? Ok, la cartella è vuota, ok, quindi è praticamente vuota. Noi cosa dobbiamo fare per riparare questa USB? È andare qua sotto su comandi di ricerca e scrivere CMD del prompt dei comandi. Quindi, dopo aver scritto CMD, andiamo come esegui come amministratore, è uguale, noi possiamo aprire esegui come amministratore, sono dei passaggi più sicuri. Allora, andiamo, clicchiamo, ecco, vi ritrovate questa schermata. Qui dobbiamo scrivere disk part, ok, e dare invio. E lui ci aprirà il settore disk part. Ecco, a questo punto noi qua dobbiamo scrivere semplicemente list spazio disk e dare l'invio. Ecco, allora cosa succede in questa parte? Qua vedremo tutti gli hard disk che sono attivi nel PC. Di solito la chiavetta si trova nell'ultimo disco che avete inserito. Quindi, se sapete di quanto spazio è la vostra chiavetta, potete notare qui lo spazio disponibile e quindi riconoscere questa USB. Mi raccomando, non cliccate, cioè non selezionate i vostri hard disk perché sennò andrete a cancellare praticamente tutto. In questo caso noi cosa faremo? Dovremo scrivere select disk, cioè select spazio disk spazio 4. In questo caso il mio, la chiavetta è la numero 4, quindi dare invio. Ok, il disco attualmente selezionato è il disco 4. Adesso l'abbiamo selezionato per poterlo formattare in maniera pulita. Adesso andiamo e scriviamo, visto che è selezionato il disco 4, scriviamo clean, cioè clean, pulisci, puliamo quindi tutto quello che c'è dentro e diamo invio. Bam. Ok. Pulitura disco completata. In questo caso lui ha praticato una pulizia veloce, indolore, e ha praticamente pulito tutto quello che c'è nella chiavetta. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a selezionare la unità, perché sicuramente non funzionerà. Quello che potete fare è andare su gestione disco, ok, vi apparirà crea formato e partizione del disco rigido, datelo ok. E qui andiamo a cercare nell'ultima parte, ecco, il disco 4, che vedete che non è allocata, cioè non possiamo vederla. Allora dobbiamo selezionare, vedete che è barrato in nero, quindi non la vedete. Dobbiamo fare tasto destro, fare nuovo volume semplice, fare avanti, lasciamo così com'è. Non andiamo a modificare nessun dato, andiamo avanti, assegniamo se volete una lettera di unità per visualizzarla, in questo caso io lascerò la I, e ma vado avanti. Qui lo formattiamo come predefinito, non ci interessa, ok? Quindi andiamo avanti così, avanti, fine. Lui adesso ha segnato un nuovo disco. Ecco qui, praticamente dopo che ha pulito la chiavetta, vi apparirà la finestra e vi farà vedere che la cartella è vuota. Infatti, se noi andiamo nella nostra USB, nelle proprietà, noi apriamo e vediamo la nostra chiavetta bella pulita con tutto lo spazio disponibile per poter metterci dentro tutto quello che vogliamo. Va bene.
Allora, io mi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare tanti bei mi piace, così supportiamo questo canale. Quindi così insieme possiamo risolvere tutti i problemi e magari per qualsiasi problemi che avete potete commentare, così io vi risponderò. Nello scorso video delle truffe dell'iPhone avete commentato tantissimi, io ho cercato di rispondere a tutti, cerco sempre di vedere tutti i commenti e rispondere a tutti, perché è giusto così. Quindi dai, ci sentiamo alla prossima, ci vediamo alla prossima e non dimenticate di seguirmi. Ciao!